è molto importante che i giovani riescano a capire che la guerra non deve più venire, perché una guerra è un orrore e nient'altro. Loro sono il futuro e sono loro che devono decidere il futuro nostro. L'unica salvezza era un pagliaio, 5-10 metri, e lì hanno cercato di buttarsi mia mamma, mia nonna, ma la paglia ripara la pioggia, ripara tante cose, ma non ripara il piombo. Io mi sono preso 3 pallottole, uno di strisce nella schiena, uno nella pancia e uno nell'anca sinistra. E mia mamma, che praticamente stava partorendo, si è presa una pallottola nel ventre. Tu ti immagini il dolore del parto, il dolore della pallottola, urlava come una disperata. Poi è deceduta, io mi ci sono abbracciato lì con lei, questo era nel pomeriggio verso le 2, 2:30, e lì abbracciato a lei sono rimasto fino alla sera, qui col buio, sono venuti a prendermi. Mi hanno portato giù nel rifugio, mi hanno messo su una coperta, e mi hanno cercato di medicare le ferite e curarmi, ma nell'incoscienza io sentivo quello che parlavano. Dicevano che avevano già seppellito la nonna, avevano seppellito la mamma in una radura del bosco, e lì poco lontano avevano già fatto una buca anche per me, avevano già fatto. Poi a un certo punto ho sentito anche la voce di mio padre, che era uscito dal bosco per vedere cosa stava succedendo, e sentivo che era disperato, piangeva, perché gli avevano ucciso la mamma, gli avevano ucciso la moglie, gli avevano ucciso il fratello più grande e più piccolino, e io che stavo per morire, per cui a un certo punto dice la vita non ha più senso, non ci tengo più a vivere, mi faccio prendere. E infatti il giorno dopo si è fatto prendere insieme un amico, l'hanno tenuto per 2 o 3 giorni a portare le armi, poi sul bordo di un ruscello, di un fosso, lì li hanno fucilati, li abbiamo trovati un anno dopo in un'ansa, impigliati nei rami che c'erano, e abbiamo riconosciuto dei vestiti, dei poche cose personali che portavano in tasca. E lei dopo la guerra quindi si è ritrovato da solo a 6 anni, quindi sì. Un bambino che ha vissuto l'esperienza dell'orfanotrofio, poi ha incontrato Esatto. Una signora che l'ha adottato, ma poi è mancata anche lei dopo qualche tempo. Dopo neanche un anno ho perso anche lei, però ha fatto tempo ad adottarmi, darmi il suo nome e lasciarmi quello che c'aveva. Franco, come si fa a convivere per tutta la vita con un fatto così terribile? Si odia. Io ho portato l'odio tanto tempo. L'astio, un qualcosa che ti morde lo stomaco. Dormi male perché pensi sempre a una rivalsa. Io ci ho vissuto tanti anni. Poi un giorno ho incontrato a Rimini dei ragazzi tedeschi e la mia età.
a un certo punto, parlando con loro, ho capito che loro non c'entravano niente, che magari anche loro erano delle vittime della guerra. E lì a un certo punto ho pensato che non era giusto odiare, era giusto perdonare, e sono riuscito a vivere meglio, sono riuscito a vivere con più tranquillità. Prego. A sabato la poesia. Io a Marzabotto non ho avuto molta giustizia né dello Stato germanico né quello italiano. Ho avuto però una grande soddisfazione che tutto il sentiero, adesso noi parliamo di Marzabotto, ma tutto si svolge a Montesole, nella vallata. E nella vallata di Montesole, tutta la stradina della strage che porta da San Martino fino giù a valle, l'hanno intestata mia mamma. A Sassi Maria Martina, che era una ragazza giovanissima, 23 anni, vero la mamma? La mamma aveva 23 anni e in cima alla stradina hanno messo una bacheca dove c'è la dedica a mia mamma che è morta sul sentiero Caggiugorino, e lì io nella vita ho posato una poesia. Ho posato una poesia scritta da me, che avrei piacere che, ho visto che c'è qui, c'è Rodolfo, e fosse lui a leggerla per me, perché sono troppo emotivo, non ce la farei. Allora l'ascoltiamo insieme. Grazie. Era bella mia madre, aveva appena 23 anni quel 29 settembre. Mi teneva per mano lungo la stradina che scendeva al rifugio e si lamentava perché a breve tempo si apprestava a dare luce a un'altra vita, confortata dalla nonna che a sua volta la sosteneva. Era bella mia madre, anche nel dolore delle doglie. Poi il crepitio dei colpi di mitraglia ci lasciò sgomenti, colpita al ventre, si accorse di perdere tutto in un attimo. Le sue mani sporche di sangue, lo sguardo perso negli occhi sbarrati di mia nonna. Si teneva il ventre, cercando di avvolgermi al suo corpo per ripararmi dal piombo, come una chioccia protegge il pulcino sotto le ali. I suoi urli di disperazione e di dolore erano quasi inumani, ma anche in quei momenti aveva una carezza per me. Se c'è qualcuno in cielo, non può ignorare ciò che è sulla terra. Era una ragazzina, mia madre, un incubo che mi perseguita per la vita, ma nello stesso tempo rivedo il sorriso dolce di mia madre. Era veramente bella. Mia madre. Grazie. Grazie, Rodolfo. Franco, qual è il messaggio che vuole affidare ai giovani della pace? Beh, io faccio da parecchi anni in tutte le scuole i ragazzi, perché testimoni come me ce ne sono rimasti molti pochi, non si contano neanche più su una mano ormai, e una volta noi che non ci siamo più, la memoria viene persa, quindi la memoria devono essere questi giovani. E in questa piazza vedo tanto giovani, vedo tanta speranza. Grazie, e posso dire a nome di tutti che le vogliamo bene. Grazie a voi ragazzi.